Avete presente queste fasce nere qui? Tu sulla tua macchina le hai? Queste fasce qui, le fasce nere, le hai sulla tua macchina? Non tutte le hanno. Abbiamo principalmente due tipi di goffratura. Allora, abbiamo la goffratura fine e poi abbiamo questa goffratura qui. Ora, il cliente ti chiede la perfezione. Su questo tipo di goffratura qui, ti faccio vedere, qui riesci a ottenere veramente un risultato perfetto. Adesso si nota un po' di differenza perché ho fatto taglio netto, però non io potrei riparartelo questo qui e vendertelo come nuovo, perché non si riesce a la differenza di testura non c'è. Perché non zooma sto cazzo di telefono, vedi? Non c'è la differenza di testura, si riesce a riparare benissimo e qua ti posso garantire la perfezione. Su queste goffrature qui invece la perfezione non si può garantire. Guarda come siamo messi. Vedi che goffratura? È impossibile riprodurre questa goffratura qui. Cioè è un pezzo che si ripara, però non riesci mai a garantire la perfezione, perché c'è il cliente che arriva lì e si appoggia così. Ah! Però il palino qua è un po' più piccolo. Lo metti nuovo, ecco. Allora il danno è questo qua. C'è quasi niente praticamente, c'è un po' di ci sono un paio di graffi, dobbiamo carteggiare e fare il ciclo Inotech per le plastiche goffrate. Facciamo così, vi faccio vedere un attimo come si fa e poi dopo vediamo un attimo il risultato finale. A me piace perché comunque da un metro non ti rendi conto che è stato riparato, però se mi vai lì così sicuramente ti rendi conto che è stato riparato. Per eliminare questi graffi qua abbiamo bisogno di una serie di abrasivi. Direi di partire con la 240, ci allarghiamo con la 320 e poi ci allarghiamo ulteriormente con la P500. Vedi dove abbiamo fatto la riparazione, dove c'erano i graffi, abbiamo carteggiato con 240, 320, 500 e gli abbiamo tolto tutta la goffratura. Questa goffratura qui va rifatta, vedi? Qua c'è, qui è liscio. Per quanto riguarda la preparazione proseguiamo, qui c'erano i graffi, abbiamo carteggiato, tutto il resto, paglietta grigia e antisilicone assolvente. Abbiamo finito il ciclo di preparazione, ora ci incartiamo la macchina, delimitiamo l'archetto, noi dobbiamo andare a verniciare soltanto questo archetto qui e non il parafango e neanche la porta. Quindi carta gommata qui a filo, due pezzi di carta, poi iniziamo il ciclo di verniciatura. Primo step, Repaplast Cleaner. Secondo step, Repaplast Primer. Terzo step, Repaplast Structure Coat. Questo qui è il testurizzato. Non ha senso applicarlo su tutto quanto il parafango. Se qua non c'era il danno, se qua siamo arrivati soltanto con la paglietta, abbiamo creato l'adesione meccanica, noi dobbiamo agire sulla parte liscia. Quindi dobbiamo creare la goffratura soltanto qui. Manina leggera. Aspettiamo un paio di minuti con questo caldo qui, poi li schiacciamo la seconda mano un po' più bagnata. Fatta la goffratura, siamo rimasti lì in piccolo, abbiamo sfumato, abbiamo creato la goffratura soltanto in questa parte qua, in questo angolo qui. Repaplast Color Finish, colore di finitura. Basta anche soltanto una mano un po' bagnata. Attendiamo 10 minuti per l'essiccazione, scartiamo e vi faccio vedere il risultato finale. E questo qui è il risultato finale. Abbiamo detto che sulla goffratura lieve irregolare la differenza non si nota, ripeto, è un taglio netto, si nota un po' di differenza di colore, però differenza di testura non ce n'è. Guarda che bello, guarda,
guardate, ok. Qui invece la cosa è un po' diversa, abbiamo la sua gofratura, guarda, guarda, guarda. Da qui non è bello, la vedi lì in alto, però già da qui va benissimo, cioè, da qui va benissimo, quindi la cosa è o la ripari oppure qui, in questo caso qui, quando hai questa gofratura qui, se vuoi la perfezione assoluta lo devi cambiare. Ora la mia domanda è, la tua macchina che gofratura ha? Irregolare fine oppure questa stampata in alto rilievo? Che gofratura hai tu?